Assessore, integrazione, sbarchi continui, c'è un problema di legislazione ma c'è anche un problema di sanità. Il problema di sanità è stato affrontato e risolto già da qualche anno, soprattutto per i minori stranieri non accompagnati. C'è l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario pubblico, un'assistenza totalmente gratuita sia che il minore abbia il permesso di soggiorno sia che non lo abbia, e quindi i minori accompagnati dai genitori e i minori non accompagnati oggi in Sicilia godono di un trattamento sanitario gratuito e di un'assistenza sanitaria assolutamente soddisfacente. Ovviamente il fenomeno è sempre più, come dire, in espansione, per cui il servizio sanitario pubblico, l'assessorato regionale della salute è pronto per affrontare altre emergenze, dalle malattie infettive alla tutela a tutto tondo della popolazione migrante. Credo che le recenti modifiche normative intervenute in sede di applicazione e di approvazione della legge di stabilità 2015 anche a livello nazionale vadano nella giusta direzione, cioè consentire l'utilizzo delle strutture di accoglienza del Ministero dell'Interno attraverso i comuni per rifugiati politici, anche per i minori non accompagnati, sicuramente è stata una scelta importante. Il fondo destinato all'accoglienza dei minori nel 2016 è per il Paese di circa 170 milioni di euro, per il 2015 era di 90 milioni di euro, quindi viene quasi raddoppiato. Allora ci sono le condizioni per un maggior sostegno da parte dello Stato e della Regione ai comuni, che non possono essere lasciati soli nell'affrontare questa emergenza.